L'Occidente ha perso credibilità con i doppi standard. Io l'ho sperimentato in prima persona perché quando ero ambasciatrice a Stoccolma e poi a Bruxelles mi rendevo conto che noi europei con gli Stati Uniti, il Canada, ce la cantavamo, ce la suonavamo. Poi bastava parlare con gli ambasciatori del resto del mondo, come lo chiama Borrell, per rendersi conto che sorridevano, che ci prendevano in giro, perché non si può definire Putin un criminale di guerra e poi non condannare Israele per quello che sta facendo a Gaza. Ora Israele, come tutti gli stati, ha il diritto di difendersi. Per carità, è stato colpito al cuore la gioventù ebraica, ma la gioventù ebraica è stata vittima di una classe dirigente israeliana che da tempo pensa con gli abusi e la forza di mettere sotto il tappeto una situazione vergognosa di apartheid in Cisgiordania. Ed è vittima anche della politica occidentale, non solo di Hamas, che è un'organizzazione terroristica che compie atti barbarici e la condanna è scontata, ma anche della politica occidentale che con accordi cosmetici, i famosi accordi di Abramo tra Israele, i paesi arabi, prima col Bahrain, gli Emirati, poi addirittura con l'Arabia Saudita, avrebbe dovuto normalizzare una regione senza risolvere i problemi fondamentali di questa regione, e la pace in Medio Oriente, ovviamente, il conflitto israelo-palestiniano è ovviamente il problema fondamentale. Ora, se non critichiamo Israele e non critichiamo l'occupante, non portiamo Netanyahu di fronte alla Corte Penale Internazionale, la nostra condanna di Putin, che poi è veramente portato avanti un'azione militare, come tanti strateghi militari hanno detto, con un braccio legato dietro la schiena, per esempio, non ha utilizzato l'aeronautica, i bombardamenti hanno fatto, per carità, distruzione, danni collaterali, però insomma, se paragoniamo le due strategie, mi sembra che risulti a tutti l'evidenza. Quindi è chiaro che i nostri doppi standard, quando ci proponiamo come difensori della democrazia, dei valori, quando con questo radicalismo etico travestiamo i nostri sporchi, perché sono molto concreti, se non sporchi, interessi geostrategici, economici, energetici, di potenza. Ebbene, non, come si dice a Napoli, non siamo creduti, lo si dice con un'espressione un po' più incisiva, nessuno è stupido, nessuno può credere alla leggenda dei lupi cattivi e dell'agnello occidentale che difende i valori.